Allora si comincia, bene, pronti ai posti, via. Riccardo Bellofiore adesso ci tira una mattonata micidiale su Marx con tutta una serie di formule matematiche difficilissime, per cui io lo interrompo e lo mando a casa a un certo punto. Allora, io la matematica, come vi possono dire i miei colleghi economisti, soprattutto di sinistra, si sente? Io la matematica, come vi possono dire i miei economisti, di amici e nemici di destra e di sinistra, non la so. Io non ho neanche fatto economia, io ho fatto giurisprudenza. Quindi questa, se vi spaventa, non è matematica. E ci arriveremo fra un attimo. Aiuta soltanto la comprensione. E sono più complicate le formule che ha usato Alain, che peraltro sono abbastanza semplici. Allora, io ho un'oretta. Dico al mio amico Paolo che forse lui non conosce il multitasking, le donne in genere lo conoscono abbastanza bene, quindi io sono stato, come dire, in grado di seguire tutto quello che è stato detto, ma cercherò, in realtà, parlando di Marx, di fare tre o quattro cose in un'ora, nella maniera più semplice possibile. Il nucleo sarà senz'altro il discorso su Marx, ma io vorrei collocare Marx nelle pillole della storia del pensiero economico che ci ha fatto vedere, di cui ci ha parlato Paolo. E in secondo luogo, però, insieme a questo flashback, io farò un flash forward, cioè vedrò come Marx si colloca e come è stato ripreso, negato nel pensiero economico successivo. Questo ha delle conseguenze sul modo di comprendere e analizzare questa grande crisi del capitalismo e le grandi crisi precedenti. Ora, queste ultime due cose, cioè sono la prima cosa, Marx, e la seconda, l'analisi della crisi, sono il contenuto dei due libretti di cui vedo che, ne sono contento, non ce n'è più niente. Quindi in qualche modo le cose che dirò sono propedeutiche a quello che trovate in quei testi e magari in qualche punto potete trovare complicato. Alla fine io arriverò a definire alcune differenze, sono molto di più di quelle che io vi dirò, ma alcune delle differenze tra la Modern Money Theory e la teoria del circuito che condivido con Graziani e il mio compagno e amico Alain Parghes. Sono, come dire, c'è un largo accordo tra Modern Money Theory e teoria del circuito, ma ci sono differenze significative e credo che abbiano una importanza nell'analisi della situazione anche attuale e delle politiche economiche. Allora, primo punto velocissimo, collocare Marx rispetto al pensiero economico precedente. Cosa c'è prima? Beh, io parto, come mi pare abbia fatto Paolo, da Adam Smith. Vi ricordate che ieri io vi ho parlato del social liberismo? Se io prendessi alla lettera questi due aggettivi, cioè un liberismo davvero sociale, beh, direi che Adam Smith meriterebbe questa etichetta molto di più dei liberisti attuali, dei social liberisti attuali, con questo paradosso che oggi Adam Smith si collocherebbe a sinistra di qualsiasi sinistra politica che conosciamo. Adam Smith era certamente per il lasciar fare, per la concorrenza, e Paolo ha giustamente detto lo faceva per spaccare i monopoli degli imprenditori. Gli imprenditori, che in verità lui non chiamava così, chiamava padroni, i padroni sono pochi, si mettono d'accordo contro i lavoratori, lo Stato non proibisce le coalizioni dei masters, dei padroni, proibisce quelle dei lavoratori, e dunque
come dire, i padroni cercano di far fuori la concorrenza. Ma il punto che vorrei aggiungere alle cose che ha detto Paolo è questo: perché la concorrenza svolge questo ruolo positivo? È la mano invisibile di Dio che migliora la condizione di tutti. Perché la libera concorrenza costringe le imprese a investire. Se le imprese investono, cosa è l'investimento per Smith? È aumento della domanda di lavoro da parte dell'impresa. Quindi c'è una pressione sul mercato del lavoro, l'occupazione aumenta e c'è una pressione della Questa è la batteria? Sì, basta accendere. Ma questo è quello scarico. Io posso anche urlare. Okay. C'è una pressione della domanda di lavoro delle imprese sull'offerta di lavoro dei lavoratori e quindi aumenta il salario monetario. Il salario di più, aumenta il salario monetario, aumenta il salario reale, la retribuzione dei lavoratori sul mercato. Questo aumento del salario reale si porta dietro la retribuzione dei lavoratori nel medio periodo. Allora, a che cosa serve la concorrenza? Primo, a aumentare l'occupazione. Smith vive in un mondo in cui lui ha dietro di sé e davanti a sé mendicanti. Smith dice: la concorrenza fa diventare i mendicanti poveri che lavorano. Oggi l'espressione working poor significa che tu col salario che hai non arriva alla fine del mese. Per Smith significava: queste persone non sono più mendicanti, entrano nella cittadinanza, sono lavoratori, poveri che lavorano, e visto che i salari aumentano sono sempre meno poveri. Perché la concorrenza e il capitalismo sono giustificati? Perché aumentano l'occupazione e perché aumentano il salario. Tutto il contrario di quello che i liberisti poi alla Hayek, alla Mises, gli austriaci, quelli di oggi ci dicono. Dopodiché, mi spiace che Paolo non ci sia, perché mi piaceva che sentisse queste cose, dopodiché c'è Riccardo, come ha ricordato Paolo. Il mondo di Riccardo è completamente diverso da quello di Smith. Riccardo si prende da Malthus l'idea che la popolazione cresce talmente che i lavoratori sono fermi a un salario reale nel lungo, medio-lungo periodo che è poco più che biologico. Ora, cosa è successo in questi 50 anni? Come mai questo incredibile pessimismo? Perché si è davvero formato il capitalismo in quei 50 anni. Quando Smith scriveva, il capitalismo non era davvero formato. Nei 50 anni i lavoratori sono stati messi nelle workhouses, c'è stata una distruzione di quella che uno storico marxista inglese chiama l'economia politica del lavoro, è stato creato il proletariato ridotto in queste condizioni. A questo punto arriviamo a Marx. Marx, in un certo senso, riprende Riccardo, la teoria del valore lavoro, in un altro senso riprende Malthus. Riccardo credeva nella cosiddetta legge di sé, la legge degli sbocchi, che tutta la produzione che le imprese fanno è automaticamente domandata. Malthus non ci credeva, credeva che non ci fosse sufficiente domanda di consumo. Però guardate che Marx non è un economista politico classico. Lui riprende degli aspetti da Riccardo, degli aspetti da Malthus, ma lui si chiama critico dell'economia politica. Lui rompe con l'economia politica su più di un aspetto. A questo punto vengo al contenuto della teoria di Marx. Ha detto molto giustamente Paolo che la teoria di Marx può essere qualificata una teoria monetaria della produzione.
poi però parzialmente l'ha riqualificata, perché ha parlato di Marx come di un autore che in qualche modo è come se ragionasse sempre e solo in unità di lavoro. Questo non è vero. Se voi aprite Marx parla sempre in termini monetari. Quel lavoro deve avere una espressione monetaria. Non solo, se uno se lo legge attentamente, certo, è un tedesco che scrive nel suo tempo, ha la sua terminologia, eccetera, ma il primo libro del Capitale, e lo si capisce tanto più si va avanti, è la prima vera, autentica impostazione macromonetaria, è la prima vera impostazione di una macroeconomia in termini di circuito monetario. Io per questo mi sento marxiano al 100% e teorico del circuito monetario al 100%. Non mi chiamo marxista. Se a qualcuno è curioso del perché, io che cosa intendo per differenza tra marxista e marxiano, me lo chiede, adesso non ho il tempo. In realtà, nei tre libri del Capitale, Marx ha un circuito monetario, lo chiama in modi diversi. Nel primo libro lo chiama, se ricordo bene, la formula del denaro. E questo, l'ha scritta Paolo. Il processo capitalistico parte dal denaro, che si trasforma in merce, per dare luogo a più denaro. Questa è la formula del denaro. La trovate in italiano nel quarto capitolo del primo libro del Capitale. Nel secondo libro lui torna su questo tema e complica la formula, ma questa formula complicata esprime abbastanza bene lo stesso primo libro del Capitale. La formula nel secondo libro si chiama ciclo del capitale monetario. Allora, questi termini, queste lettere mi servono solo per sintetizzare quello che vi dico a voce, quindi non sono fatte per complicare la comprensione, non sono equazioni, sono una sintesi in lettere di questo ciclo del capitale monetario. Si parte dal denaro. Nel primo libro del Capitale, come nel secondo libro del Capitale, Marx suppone che gli imprenditori, i capitalisti imprenditori, abbiano già la moneta. Quindi, se volete, non ci sono le banche ancora. Il capitalista ha del denaro e scommette sul futuro. Vuole più denaro. Come fa? Si va a comprare delle merci sul mercato. Le merci di cui di fatto ha parlato Alain nel suo circuito monetario. Si deve comprare dei mezzi di produzione e si deve comprare della forza lavoro. Cioè lui paga un salario ai lavoratori e questi lavoratori, che non sono schiavi, anche se poi nel capitalismo la schiavitù rientra, i lavoratori che non sono schiavi si impegnano ad andare a lavorare per il capitalista un certo numero di ore. Il capitalista a questo punto ha i mezzi di produzione e ha i lavoratori dentro l'impresa con la capacità di lavorare. Attiva un processo di produzione. Produce delle merci. Queste merci le vende sul mercato in vista di ottenere più denaro. Ora, io ve l'ho raccontata dal punto di vista individuale, ma vi ho detto che in realtà Marx ragiona anche e soprattutto in termini macroeconomici. Per adesso non abbiamo Stato, non abbiamo estero. Se io guardo il sistema economico nel suo complesso, tutte le imprese insieme, le materie prime, i mezzi di produzione, i beni intermedi, se le producono da sé. Quindi la classe dei capitalisti imprenditori non si deve comprare
i mezzi di produzione. Cosa le manca? Qual è l'unico scambio esterno che deve fare? Deve comprarsi la forza lavoro. Che me ne faccio io di materie prime, mezzi di produzione, eccetera? Marx li chiama condizione oggettiva della produzione. Se non ho la condizione soggettiva della produzione, a questo punto il percorso è esattamente lo stesso ed è il circuito monetario di cui parlava Parghes, o quasi. Cos'è che manca? Mancano le banche, mancano, Marx direbbe, i capitalisti monetari. E qui arriviamo al terzo libro del Capitale. Nel terzo libro del Capitale, il ciclo del capitale denaro ritorna sotto un'altra denominazione, il capitale produttivo di interesse. Le imprese il denaro non ce l'hanno, se lo devono procurare, se lo procurano essenzialmente dal capitale monetario e a un certo punto, nell'esposizione di Marx, dalle banche. Quindi c'è un DD, le banche, il primo D, prestano denaro nello stesso ammontare alle imprese. Dopodiché il resto è tutto uguale. Quando però le imprese ottengono il denaro dopo la vendita delle merci, non se lo possono tenere tutto. Una parte, cioè, lo devono restituire alle banche con un interesse, quindi ci sarà un di primo, di secondo, se volete. Questo è il ciclo del capitale produttivo di interesse. Cosa c'entra la teoria del valore lavoro in tutto questo? Allora, l'idea di Marx è che, come esattamente ha detto Alain Parghes, il valore che ha un'espressione monetaria è prodotto solo dal lavoro. Marx fa una distinzione, questa, come dire, se la perdete non è gravissimo, no? Ma è bene darla. Marx fa una distinzione tra lavoro concreto e lavoro astratto. Cioè Marx dice, quando le imprese, diciamo la Fiat, acquista i lavoratori, gli fa produrre un'auto per venderla sul mercato. L'auto in quanto auto soddisfa dei bisogni, possono essere reali, possono essere fittizie, è un valore d'uso. Quindi io ho bisogno di lavoratori con certe qualificazioni, con una certa... Dopodiché però il capitalista, lui, certo deve produrre un valore d'uso, se no non vende a nessuno. Però a lui interessa il denaro che gli arriva. Quindi quello stesso lavoro è il lavoro produttivo di moneta, ricchezza astratta. Ergo, il lavoro in quanto produce il valore d'uso, auto che mi serve per la mobilità o anche solo per mostrare che io sono un riccone, c'ho una Porsche, quel lavoro, lo stesso lavoro, in quell'aspetto lì è lavoro concreto. Ma in quanto mi dà denaro e plus denaro a me capitalista, è lavoro astratto, produce una ricchezza astratta ed è ricchezza. Allora, il punto di Marx è allora che la ricchezza, questo è un punto importante in realtà poi per la politica, ma ne parliamo dopo. La ricchezza per Marx sono i valori d'uso, quella è prodotta dal lavoro concreto, ma il valore, incluso il plusvalore, sempre espressi in moneta, non ve lo ridirò sempre, quella roba lì invece è prodotta dal lavoro astratto. Il valore d'uso è prodotto dal lavoro, dalla terra, dai mezzi di produzione. Non c'è un solo fattore di produzione. Marx non ha questa idea. Proprio non gli passa neanche lontanamente per la testa. Non è Ricardo, non è Schmitt. Ma il valore come denaro e più denaro, quello è prodotto solo da lavoro. A questo punto tu però mi devi spiegare perché tu sostieni una tesi di questo genere. Ti devo credere per fede? Allora, l'argomento di Marx, secondo me, è sostanzialmente questo. I capitalisti hanno bisogno della forza lavoro. La forza lavoro è la capacità di lavorare.
quando i capitalisti, quando i lavoratori lavorano, effettuano il lavoro come attività, è un flusso. Questo lavoro come attività Marx lo chiama lavoro vivo. Nei mezzi di produzione, nelle merci finali, il lavoro come attività non c'è più, è stato svolto prima. Quello Marx lo chiama lavoro morto. Queste due distinzioni c'erano già in quello che vi ha detto Paolo. Ora però c'è stato un prego. Posso permettere di Paolo aveva parlato del lavoro morto facendo riferimento alle macchine. Sì. In parte io ho detto il lavoro morto è quello che sta nei mezzi di produzione, tra cui ci sono le macchine. Io sto dicendo che quando la merce è prodotta, una volta che è prodotta, quel lavoro vivo a quel punto è morto. Come dire, questo lavoratore produce beni di consumo o macchine. Una volta che il bene di consumo o le macchine o il mezzo di produzione sono prodotti, a quel punto il lavoro è morto. Non è più nello stato dell'attività, è nello stato della quiete. Il punto però chiave che dovete avere in testa è che la forza lavoro e il lavoro vivo per Marx sono due cose diversissime. Il lavoro vivo, diciamo, la classe operaia in un anno lavora 10 milioni di ore, che saranno espresse in euro o in dollari, secondo una certa qualche teoria. Bene, ma quella classe operaia io devo dare delle merci perché viva. Queste merci sono i beni di sussistenza per Marx. Lì c'è conflitto, Marx non è Riccardo, si può ottenere di più. Quindi una parte di queste 10 milioni di ore di lavoro deve tornare ai lavoratori. I lavoratori spendono il loro salario monetario e si comprano un pezzo della produzione, i beni salario. Il resto saranno beni di investimento, beni di consumo per i capitalisti, per i rentieri, eccetera. Marx questo lavoro che sta dietro i mezzi di sussistenza lo chiama lavoro necessario. Allora vi faccio un esempio, 10 milioni di ore di lavoro, il lavoro necessario che è contenuto nelle merci che i lavoratori si riprendono indietro è 5 milioni di ore di lavoro. Ovviamente a questo punto c'è un plus lavoro. Allora, dietro il plus valore, che è un plus denaro, dietro, andiamo sulla formula più elementare, di primo meno D, per Marx c'è un plus lavoro. Ma torniamo di nuovo a bomba. Ma perché mai io devo credere che la ricchezza capitalistica sia solo lavoro? Ci va un argomento. Buona parte dei marxisti lo prendono per fede, no? L'argomento di Marx è che il neovalore, sempre grandezza monetaria, espresso in moneta, prodotto quest'anno, questo neovalore non sia altro che il lavoro vivo secondo una certa espressione in moneta. E perché solo quello? Ma perché io mi compro la forza lavoro, ma la forza lavoro non è staccata dal corpo fisico e sociale dei lavoratori, è dei lavoratori, è attaccata ai lavoratori. Quello che mi hanno insegnato per esempio gli operai della Fiat, cioè ci sono delle cose che erano proprio, sembravano tratte dal Capitale e sono molto semplici. Un operaio allora diceva, io vado a comprare una mela sul mercato, il venditore mi vende la mela. A quel punto la mela è del compratore. Il compratore in questa società ha tutti i diritti di farne quello che vuole. Prendiamo il lavoratore è il venditore, vende la forza lavoro al capitalista imprenditore. A questo punto il capitalista imprenditore è come l'acquirente di mele. Io me la sono comprata della forza lavoro, faccio quello che voglio.
La forza lavoro, ma dunque il lavoro che quella forza lavoro esprime nella produzione, beh, quella me la organizzo io, la comando io in modo assolutamente totalitario. Il lavoro è del capitalista. Però se ci pensate un attimo, è abbastanza evidente che un'altra affermazione è vera. Il lavoro è l'attività dei lavoratori che sono attaccati a quella roba lì. Non possono fare come il venditore di mele, non possono disinteressarsi di quello che succede a quella roba lì. E allora il capitalista ha sempre un problema potenziale. Io ottengo ricchezza solo se da quella forza lavoro estraggo dai lavoratori in carne ed ossa il lavoro vivo. Questi potrebbero in potenza resistere. E io ci metto in piedi un'organizzazione del lavoro, un sistema di macchine, in modo che quel sistema totalitario vada avanti, ma non è mai completamente totalitario. La democrazia arriva dal conflitto in questa roba qui. Lo stesso problema non gli arriva dai mezzi di produzione. Quindi la ragione di Marx per cui la ricchezza dei capitalisti, neovalore, da cui i capitalisti si prendono il plusvalore e i lavoratori si prendono i salari, beh, quella deriva da un rapporto che non è di mercato, è un rapporto sociale di produzione. Il valore totale è questa cosa qui, più il capitale costante, lo chiama Marx, il capitale costante è il lavoro morto. A questo punto siamo a posto, diciamo così, con la base della teoria marxiana e passo al problema della crisi economica. Marx ha dietro di sé Ricardo e Malthus. Riccardo credeva alla legge di sé, alla legge degli sbocchi. Nell'economia, nel suo complesso, si produce quello che si vuole e lo si riesce in quantità che si vuole, che decidono i capitalisti, e lo si vende tutto. La domanda è sempre uguale alla produzione. Non è che Riccardo pensasse che magari nel settore delle scarpe c'è un eccesso di offerta sulla domanda. Vorrà dire che in un altro settore c'è un eccesso di domanda sull'offerta. Ma per il sistema nel suo complesso la domanda è uguale all'offerta. Malthus dice, ma quando mai? Nel capitalismo ci sono i profitti non sono tutti investiti, quindi la produzione è maggiore del consumo, l'offerta è maggiore della domanda. Per Riccardo l'equilibrio macroeconomico del sistema nel suo complesso c'è sempre. Quello che vi ha detto Paolo, i risparmi diventano tutti automaticamente investimenti. Per Malthus la crisi c'è subito, se non arrivano i rentier il sistema crolla immediatamente, il capitalismo in senso stretto è impossibile. Ora, una cosa che forse non vi piacerà è che Marx non crede che il capitalismo possa essere ridotto ad una società di rentier. Il capitalismo non è il feudalesimo, non è una copia diversa del... Lui ce l'ha perché sfrutta i lavoratori, anche se è un capitalismo iperdinamico, anche se non è il capitalismo dei rentier. La posizione di Marx è che la legge di sé, la legge degli sbocchi, sia una bufala. Allora, molti marxisti e anche amici miei, non marxisti eccetera, che sono, alcuni sono molto influenzati da Marx, anzi sono marxisti su tante cose, ma ce l'hanno a morte con Marx, perché ritengono che nel primo libro del Capitale Marx abbia l'equazione riccardiana, i risparmi sono uguali agli investimenti. Non è vero, voi nei primi tre capitoli avete subito questa formula e Marx se la prende esplicitamente e dice... Ma quando c'è, diciamo così, no, non avete questa formula, avete la formula merce, denaro, merce. Chi vende, il venditore, no? Offre merce per avere denaro. L'acquirente usa il denaro per acquistare la merce. Ora, Marx dice, ma se uno ha venduto, ottiene denaro, mica è obbligato a usarlo subito. A questo punto la domanda cade. È il problema della moneta riserva di valore. Marx però non si accontenta di questo. Marx dice, questo mi dà la possibilità della crisi.
ma io devo capire la crisi da dove viene. La risposta di Marx è: la crisi viene dal fatto che i profitti non sono sufficienti. La crisi viene dal fatto che c'è una crisi di profitto. Da dove può venire? Marx ha tante teorie della crisi. Una è quella che dice: ma sul mercato del lavoro ci possono essere delle situazioni in cui i lavoratori sono talmente forti da avere un alto salario, comprimono i profitti e a quel punto c'è la crisi. Ok, c'è anche questo in Marx, ma i capitalisti possono reagire, introducono nuove macchine, espellono lavoratori ed è fatta. A questo punto, questo è nel primo libro del Capitale, voi andate nel secondo libro del Capitale e il buon Marx dice: ma torniamo su questa questione dell'eguaglianza domanda e offerta. Voi vi ricordate che Paolo vi ha detto che ci sono due settori, eh? Uno che produce beni capitali, mezzi di produzione, e uno che produce beni di consumo. Lo si potrebbe mettere in tre modi, eh? Beni capitali, beni salario e beni di lusso per i capitalisti. Attraverso tutta una serie di equazioni, Marx dimostra che, secondo lui, perlomeno, l'equilibrio non è certo, quindi Riccardo ha torto, ma l'equilibrio è possibile, quindi Malthus ha torto. Marx usa un'espressione secca: l'equilibrio nel capitalismo è un caso. Che bello, abbiamo trovato la ragione della crisi. E la ragione della crisi sarebbe il fatto che a un certo punto la domanda, non si sa perché, non è sufficiente. Marx non è soddisfatto, perché Marx crede, e questa è la sua differenza da Malthus, che la domanda non sia solo domanda di consumi, è anche domanda di beni di investimento. I capitalisti, in un certo senso, si producono la domanda da sé, perché danno salari ai lavoratori e fanno domanda tra di loro investimenti. Questa domanda può non essere sufficiente, ma io devo spiegare perché. Ve la metto in un altro modo. Marx non è un sottoconsumista. I post-keynesiani di oggi sono tutti sottoconsumisti. Pensano che la crisi derivi dal fatto che non c'è tanto consumo, e non c'è tanto consumo perché la distribuzione del reddito è peggiorata a danno dei lavoratori. Sono problemi reali questi? Sono problemi enormi, ma non ti spiegano la crisi. Il capitalismo in un certo senso è sempre stato così e ce l'abbiamo sul gobbo da almeno 3 secoli. Marx si può tradurre in termini keynesiani, e in termini keynesiani il problema non è l'insufficiente domanda di consumi, che è una domanda derivata, è che non ci sono sufficienti investimenti. Allora devo spiegare perché non ci sono sufficienti investimenti. A questo punto Marx va nel terzo libro del Capitale, e nel terzo libro del Capitale c'è la sua teoria della crisi più famosa, ed è quella della caduta tendenziale del saggio di profitto. Allora, il saggio del profitto che cosa è? È i profitti lordi, che sarebbe il plusvalore, che poi i capitalisti si spartiscono con le banche, i rentier, eccetera, diviso il capitale anticipato. E quindi noi potremmo dire, almeno Marx dice, il capitale anticipato per acquistare i mezzi di produzione, lui lo chiama capitale costante, e il capitale anticipato per acquistare forza lavoro. Allora, voi vi ricordate che questo è un plus lavoro. Questo, vi ricordate che è il lavoro morto, e questo vi ricordate che è il lavoro necessario. D'accordo? Cos'è il plus lavoro? Il plus lavoro è il lavoro vivo meno il lavoro necessario. Tutto espresso in moneta. Io adesso vado sulla formula più semplice, il caso che secondo me chiaramente Marx ha in mente quando lui insiste sulla caduta del saggio del profitto. Lui a un certo punto dice: ma facciamo l'ipotesi assurda, che i lavoratori vivano d'aria. Poi si prende in giro da sé, perché se tu vivi d'aria non ti vai a vendere al padrone. Ma questo è un caso, diciamo, interessante.
se i lavoratori vivono d'aria, tu non devi comprarteli e non c'è il lavoro necessario. Sono tutte grandezze poi espresse in moneta, eccetera. Allora, a questo punto, il saggio di profitto diventa lavoro vivo fratto il lavoro morto nelle macchine. Tutto sempre espresso in moneta. Ora, Marx pensa che nel capitalismo si introducono sempre più macchine, si espellono lavoratori, quindi aumenta il lavoro morto rispetto al lavoro vivo. Quindi già qui c'è all'orizzonte un problema. Da dove viene il plusvalore? Dai lavoratori, che sono la sorgente del lavoro vivo. Ma se io li sbatto fuori, come faccio a fare i profitti? Aumento lo sfruttamento. In questo caso lo sfruttamento è massimo, questo è il saggio di profitto massimo. Bene, prendiamo un anno. In un anno ci sono 10.000 lavoratori. Questi 10.000 lavoratori lavorano il massimo, non solo vivono d'aria, non dormono neanche. Lavorano 24 ore. Perfetto. Ma c'è un massimo a queste ore di lavoro. Qui ci si deve fermare. Marx dice, no però, il denominatore non ha questo limite. Quando i capitalisti accumulano, aumenta il lavoro morto. E questo non ha limiti. Quindi nell'accumulazione, questo il saggio massimo di profitto cade, quindi il saggio effettivo a un certo punto dovrà sbattere sul saggio di profitto massimo e a questo punto cadrà anche lui. Di nuovo questa è una cosa che vi dico in 30 secondi, se la beccate bene, se no no, i marxisti in genere non la beccano. La caduta del saggio del profitto, come ve l'ho detta, non è la teoria della crisi. È quello che succede quando il capitalismo va avanti bene. Cioè, il saggio del profitto, quando il capitalismo va avanti bene, cade. Però questo non fa problema ai capitalisti, perché i capitalisti investono di più e la massa dei profitti cresce. Quando la caduta del saggio del profitto diventa caduta della massa dei profitti, a quel punto sono, quello, in termine volgare che non vorrei ripetere qui, sono problemi seri e c'è la grande crisi. Questa cosa è valida? No, non è valida. Perché? Perché quando il capitalismo innova, cadono i prezzi. E dunque i prezzi dei mezzi di produzione cadono e quindi anche il lavoro morto che si esprime in moneta è di meno. Quindi veramente non c'è necessità, secondo me, della caduta massima del profitto. Vabbè, adesso fatemi fare la via a ritroso facendovi in 7 minuti la storia delle grandi crisi del capitalismo. Non tutte in verità, salto quella del 1848 e poi soprattutto del 1857-58, salto quella del 1907. Parto dalla grande crisi di fine 800, quella che quando studiavo io si chiamava Grande Depressione, oggi si chiama Lunga Depressione. E dopo Marx, dopo la teoria della caduta tendenziale del saggio del profitto la spiega bene. Quello che voglio dire è che la teoria della caduta tendenziale del saggio del profitto non è qualcosa di necessario. Cioè quella cosa lì, Marx pensava che a un certo punto fosse così, non ci si scappava. No, non è necessaria. Però può capitare e nel capitalismo che lui aveva visto era possibile, si è verificata fino all'800. A questo punto i capitalisti reagiscono. Innanzitutto tenete presente che la crisi è un problema, ma la crisi è anche la soluzione. Perché è la soluzione? Perché io lì do batosta ai lavoratori e li faccio lavorare di più, ma è la soluzione anche perché mi svalorizza il capitale, mi riduce il valore del capitale. Quindi se il saggio del profitto è troppo basso, però io riduco il valore del capitale, faccio lavorare di più i lavoratori e ne esco. Dopo la lunga depressione c'è il fordismo in senso tecnico, cioè la catena di montaggio, e il taylorismo, l'organizzazione del lavoro. Aumenta incredibilmente la produttività del lavoro, diremmo oggi, Marx dice la forza produttiva del lavoro, e aumenta l'intensità del lavoro. La distribuzione del reddito effettivamente si sposta a favore dei capitalisti, il plusvalore è una quota sempre maggiore della torta.
Ora, questo può creare dei problemi di domanda al sistema economico capitalistico, non perché c'è troppo poco consumo, ma perché a un certo punto l'investimento non vede più prospettive nel futuro e quindi cade l'investimento. Quindi a questo punto la crisi non è più da caduta della stagione del profitto, è l'altra crisi di cui vi ha parlato Paolo, la crisi da realizzazione. Io non la chiamo crisi da sottoconsumo, la chiamo crisi da realizzazione. E è la grande crisi del 29 degli anni 30. C'è una cosa che sto dimenticando? Sì, non la metto in mezzo troppo perché è complicatissima. A determinare le grandi crisi sono anche gli sconquassi nella finanza. E questi ci sono sempre. Questo è Minsky. Io ieri avevo 4 Marx danzanti, oggi ho Minsky. Sapete che Minsky è famoso per la sua teoria della crisi finanziaria? Vabbè, scusa. Molte delle cose sensate di Minsky voi le trovate assolutamente in Marx. E Marx vi dice che la crisi parte come crisi finanziaria. Quindi si dovrebbe sempre seguire l'interazione tra crisi finanziaria e cause sottostanti reali della crisi. Non ho il tempo di farlo. Però una cosa che vi voglio dire è che Marx e Minsky sanno perfettamente, cosa che anche il Friedman che cita Ray non sa, e non lo sa perché viene dritto dal maestro di Chicago che era Henry Simons, che tu non puoi avere nel capitalismo un sistema bancario che dà credito coprendosi al 100% con le riserve. È vero, come dice Minsky, che a un certo punto il credito cresce, e il credito cresce dando luogo a posizioni speculative, le chiama Minsky. Questo è assolutamente vero, ma non è il problema del capitalismo, è la cosa ottima. Cioè il capitalismo è buono, per Marx e Minsky, nella misura in cui è buono, se c'è la posizione speculativa. Tu gli investimenti di lungo termine, se no, non li faresti. Tu del problema di domanda effettiva che vi ho detto prima, di realizzazione, beh, tu te ne dimentichi perché il credito viene dato anche a cose che non avrebbero per un po' prospettive e questo fa correre il sistema. Il problema non è la posizione speculativa, il problema è quando la speculazione diventa bolla, Minsky dice posizione ultra speculativa, eccetera. La crisi degli anni 30, come se ne esce? Beh, voi sapete che in Germania c'è stato il nazismo. Aimé Keynes, nella introduzione all'edizione tedesca del 39, c'era Hitler, ha scritto questo paese ha la struttura istituzionale per applicare la mia teoria meglio che altrove. Sapete, gli economisti, quando si tratta di applicare la propria teoria, sono disposti a qualsiasi tipo di alleanza. C'è stato il New Deal. Il New Deal è stata una grandissima cosa. Io penso che per uscire dalla crisi si debba recuperare un New Deal keynesiano, di sinistra, eccetera. Ma il New Deal non era keynesiano. Roosevelt era, da un certo punto di vista, più avanti. Lo Stato davvero interveniva nella composizione della produzione. Ma Roosevelt aveva paura dei disavanzi. E quando si sono determinati in maniera che lo ha spaventato, lui nel 37 ha tirato il freno. E l'economia è ricaduta in una crisi. Poi c'è stata la guerra. La guerra è stato un enorme esempio di keynesismo di disavanzo, perché anche Roosevelt l'ha anche scritto da qualche parte. Ovviamente quando c'è la guerra nessuno ti impicca per i disavanzi. Quindi si è usciti con il keynesismo della Seconda Guerra Mondiale, ma il keynesismo successivo è stato in larga misura anche keynesismo di guerra, keynesismo dello spreco, tutti i famosi 30 anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale in cui lo Stato aveva una bella sua presenza. Però
c'è stata in qualche modo una uscita perché arrivava una domanda e questa domanda arrivava dallo Stato e lo Stato immetteva nuova moneta. Fra 3 minuti sono, penso, all'MMT e quello che segue io la metterei in questi termini. Il modello keynesiano risolveva il problema di realizzazione, ma, per ragioni che dovrei spiegare più in dettaglio, si basava sulla necessità di aumentare ancora di più lo sfruttamento dei lavoratori. Perché in quella fase, non adesso, in quella fase si riduceva marxianamente la parte della società che produceva valore e aumentava quella che produceva ricchezza fuori dalla produzione di valore capitalistica. Allora, in questa fase, ovviamente, se io costruisco ospedali, eccetera, do salari e do domanda alle imprese. Questo mi tira il settore privato. Però il settore privato in sé ha bisogno di un sempre maggiore sfruttamento. Nel frattempo, la disoccupazione si riduceva molto. Erano buoni? No, c'era l'Unione Sovietica dall'altra parte, c'era il ricordo della grande crisi, c'era il ricordo del fatto che Mussolini e poi ancora di più Hitler, le democrazie occidentali l'avevano fatto correre e a questo punto il tollerare la disoccupazione di massa mi determinava dall'altro lato, ha determinato dei costi inimmaginabili, per cui per meno di 30 anni, molto meno di 30 anni, i governi democratici, ma anche quelli conservatori, avevano la piena occupazione, una disoccupazione bassa, molto bassa, come loro obiettivo. Erano keynesiani fino a un certo punto, cioè i governi keynesiani, tra virgolette bastardi keynesiani, credo che tu gli abbia dato la terminologia, cominciano in realtà solo con il governo Kennedy, inizio anni 60. Quando il modello sta poi in realtà per esplodere. Una delle ragioni è che la disoccupazione scompare e si vede la verità di questo economista Kaleski che ha citato, che nel 43-44 si era chiesto: ma è possibile un capitalismo di pieno impiego? Sì, e i capitalisti ci guadagnerebbero anche, ma gli erode la disciplina del lavoro e i capitalisti preferiscono anche avere profitti più bassi pur di non avere questioni sociali, perché poi i lavoratori rompono le scatole, vogliono la sanità sul luogo di lavoro, vogliono le riforme, come dire, non vogliono essere trattati come una rotella di una macchina. Quindi per me, e la faccio a questo punto molto, molto secca, la crisi degli anni 70, che in realtà inizia, vi ho detto, alla metà degli anni 60, ha molte cause, disordini monetari internazionali, il crollo del sistema dei cambi fissi di Bretton Woods, la crisi del petrolio, ma un elemento fondamentale è che i lavoratori riescono nei processi di produzione a porre dei limiti all'aumento del saggio di sfruttamento, in alcuni casi addirittura a ridurlo. Quindi la crisi degli anni 70 è una crisi sociale del rapporto di produzione. Non è solo una crisi distributiva da lotta sui salari, è proprio da lotta direttamente sul lavoro come attività. Questa, in questa misura, non si era mai vista. È una messa in questione dell'ordine capitalistico, che lo si sapesse o no. Il capitalismo successivo, il complotto di cui vi parla Paolo, ha la sua origine anche qui. Questa è una cosa che va eliminata, in questo il ruolo dello Stato deve essere completamente ridefinito. Lo Stato non scompare quando mai, ha tutta un'altra funzione di supporto al sistema capitalistico e si concreta in una serie di politiche economiche. Queste politiche economiche vengono definite neoliberiste, in genere vengono interpretate come se fossero politiche monetariste, in cui si la rivoluzione del 79-82, qui penso di poter andare veloce, Volcker, il governatore della Banca Centrale Americana, nominato non, lui è un democratico, nominato non da Reagan,
nominato dal presidente forse più di sinistra che l'America abbia avuto, Jimmy Carter. Volcker prende la banca centrale, aumenta in maniera selvaggia i tassi di interesse nominali e dunque reali, costringe l'offerta di moneta, cerca di controllare l'offerta di moneta, l'attacco al sindacato, vi potrei fare tutti gli esempi paese per paese, quindi anche l'attacco al salario, l'inizio della caduta dei salari, la compressione della spesa pubblica, soprattutto di tipo sociale. E alto là, sulle cose che abbiamo già detto uno si chiede, ma perché non è riscoppiata la crisi da domanda? Perché? Gli investimenti cadono per gli alti tassi di interesse, la domanda di consumi comincia a cadere, la domanda di spesa pubblica è contenuta. Il mondo non può esportare sulla Luna. La grande crisi da domanda tipo 29 anni 30 doveva succedere allora. Allora, non è successa, stava per. Io ricordo che con Minsky si discuteva all'inizio degli anni 80, lui è convinto, io penso che avesse ragione, che questo modello è morto quasi subito, 82-83. Poi se ne è costruito lentamente, poi sempre più velocemente un altro, che si muove su due gambe. Una la chiamo la gamba Minsky, l'altra la chiamo la gamba Marx. La gamba Minsky è la trasformazione del capitalismo nel capitalismo dei money manager, dei gestori monetari, che includono le famiglie e dunque il lavoro dentro la finanza, perché i loro risparmi vengono dirottati nel mercato finanziario, perché cresce l'indebitamento delle famiglie per il consumo e dunque emerge una domanda che prima non c'era, la domanda del consumatore indebitato. E questa è, come l'investimento, una domanda gestita politicamente dalle banche centrali, sempre di più, dagli anni 90 in poi. L'altra gamba è la frammentazione del lavoro, le trasformazioni nei processi produttivi, quella che io chiamo centralizzazione senza concentrazione, cioè il capitale si centralizza, ma questo non significa più le vecchie imprese, diciamo del tipo fordista, in cui si produce tutto all'interno della stessa impresa, le condizioni sindacali sono le medesime per tutti i lavoratori, eccetera. Le due gambe, se volete, anche se i termini sono un po' imprecisi, si può definire finanziarizzazione e precarietà. Questo modello ha le sue proprie contraddizioni, che saltano prima in modo minore nel 2000-2001 e poi in modo catastrofico nel 2007-2008. E adesso faccio l'MMT e il circuito. Allora, io quello che vorrei dirvi è che condivido integralmente quello che ha detto Alain sul circuito. Cambierei solo le virgole. Ci sono terminologie parzialmente diverse, ma preferisco passare al confronto. Per passare al confronto debbo darvi una rappresentazione schematica del circuito. Questa è la banca centrale. Io comincio come Alain, senza Stato e senza estero. Lì la moneta c'è, la banca centrale che rifinanzia le banche ordinarie. Le banche ordinarie danno alle imprese il finanziamento di cui parlava Alain. Questo finanziamento serve a loro all'inizio del circuito per pagare i salari ai lavoratori. I lavoratori consumano, i lavoratori portano i loro risparmi sui mercati finanziari, lo chiamo T come titoli, potrebbero detenere scorte liquide. Le imprese tra di loro si domandano i mezzi di produzione, abbiamo detto, quindi gli investimenti. Allora, qui sia la domanda
che la crescita degli investimenti può essere finanziata dalle banche senza alcun problema. Però questa cosa non è garantita. Allora mettiamo dentro prima l'estero e poi il tesoro. Non lo chiamo Stato. Allora, all'estero c'è una marxista, o meglio una marziana, che viene giù da Marx, che si chiama Rosa Luxemburg. All'interno di un discorso di teoria del crollo che qui non mi interessa, lei ha detto una cosa molto sensata. E la cosa che ha detto è le imprese possono ricevere domanda dall'estero, le esportazioni nette. Se io esporto più di quanto importo, io ho un flusso di moneta dall'estero verso non le banche, no? Ma le imprese. E quindi mi aumenta il plusvalore monetario. E questo può risolvere il problema degli investimenti. Dopodiché c'è un altro economista, anche lui polacco, come la Luxemburg, che si chiama Michał Kaleski. E lui ha detto, ma guarda che una cosa simile può succedere con i finanziamenti in disavanzo, i finanziamenti monetari dei disavanzi dello Stato. Il tesoro. Se il tesoro spende più di quanto incassa, a questo punto aumenta la quantità di moneta che arriva alle imprese. Qui dovrei fare tante frecce, perché evidentemente il tesoro paga anche lui i suoi lavoratori, preleva delle imposte, questa freccia non la disegno neanche, fa domanda di beni e servizi alle imprese e così via. Ma il tesoro da chi si finanzia? Si finanzia anche lui dalla banca centrale. Allora, detta veramente in modo molto secco, secondo me molti, se non tutti, i modern money theorists, in particolare i più seri, questa cosa la sanno benissimo, però poi decidono politicamente di operare con due, tecnicamente si chiamano consolidazioni, mettono la banca centrale e il tesoro nello stesso aggregato che è lo Stato, e poi, come mi pare abbia fatto anche Paolo, mettono dalle banche alle imprese ai lavoratori dentro un altro aggregato tutti insieme che è settore privato. A questo punto, oltre a dirti una cosa corretta, ma bisogna capire, e che cioè che questo settore può avere un'accumulazione di ricchezza netta monetaria soltanto se questo settore dello Stato è in disavanzo, cominciano però a nascondere una serie di processi di estremo interesse. Il primo è il fatto che il tesoro si deve finanziare e si deve finanziare dalla banca centrale. Di nuovo loro sono molto attenti, cioè uno come Randy Ray dice, ma guardate che il mio modello funziona solo per un certo tipo di stati in cui c'è sovranità monetaria, in cui la banca centrale non è costretta a non finanziare il tesoro, ma a questo punto si può dire quello che voi leggete nella Modern Money Theory: il tesoro è come se firmasse un assegno e finanzia lo Stato e finanzia la sua spesa, e la moneta entra solo così. No, la moneta entra di qui e entra di qui, e c'è moneta che entra in circuito monetario, in un circuito monetario privato. Se tu poi cancelli questa consolidazione, cioè se tu cancelli queste differenze e consolidi in un settore privato, siamo tutti sulla stessa barca, l'unico problema è appunto accumulare ricchezza netta. Allora i disavanzi vengono giustificati in questo modo. Affermazione provocatoria con cui praticamente concludo. Io non sono un credente neanche al 100% in Minsky. Io penso che abbia avuto ottime domande, penso che molte cose che ha detto siano sensate, ci sono delle cose che non mi convincono in Minsky. Però Minsky è preso come l'originatore della Modern Money Theory. Leggetevi i suoi libri, lui innanzitutto, e forse su questo la Modern Money Theory è meglio, lui non dice affatto che lo Stato
non ha problemi di finanziamento, che gli Stati Uniti non hanno problemi di finanziamento. Leggetevi il libro del 1986, Governare l'instabilità. È molto, molto, molto chiaro. Secondo, Minsky non è per un sistema di cambi totalmente flessibili, come è la Modern Money Theory. Minsky dice, no, sarebbe bene che le grandi aree geografiche avessero delle bande concordate di tassi di cambio fissi o comunque regolati, perché tenete presente che in altri periodi è stato detto giustamente che una variabilità eccessiva dei tassi di cambio crea dei problemi e crea anche le condizioni della speculazione. Perché si possono cancellare la Modern Money Theory? Perché l'ossessione è la sovranità monetaria. Se io governo la moneta e mi posso sganciare dal resto del mondo, io sono a posto. Allora spiegatemi perché questa cosa deve valere per la Grecia o per l'Italia nei confronti dell'Europa, ma non perché della Sicilia o della Lombardia nei confronti dell'Italia, o in Sicilia perché non di Taormina nei confronti di Trapani. È la stessa cosa. C'è un elemento istituzionale, come dire, di partenza, che non viene considerato. E per gli Stati Uniti posso capire che non si consideri. Gli Stati Uniti sono un grande paese. L'Europa potenzialmente è un'area economica che, se gestita unitariamente, io non sono per l'imperialismo europeo, però può essere un problema per l'altro lato. L'Europa, nella misura in cui è gestita unitariamente, può essere come gli Stati Uniti. La Grecia e l'Italia o l'Argentina da solo, no, non fanno paura, non fanno paura. E allora questo diventa, secondo me, un problema da considerare. Noi abbiamo adesso il paradosso che gli Stati Uniti, che avevano paura dell'euro, perché poteva diventare un concorrente, adesso hanno paura della crisi dell'euro. Questi sono solo alcuni punti. Poi ci sono altri punti, ma questi li nomino e chiudo. La questione dell'origine della moneta. Vi ha spiegato Alain che il cosiddetto cartalismo della Modern Money Theory non è necessario nella teoria del circuito. Questo non vuol dire che lo Stato non può molto contribuire a che una cosa poi sia accettata come moneta. È una questione totalmente diversa. Un altro punto è la proposta di Employer Last Resort. Quella, ve l'ha detto ieri Alain e io lo condivido, beh, quella è una visione quasi social liberista, cioè va bene che ci sia uno Stato che fornisce una domanda di lavoro a chi lo vuole, a un salario basso, al lavoro dequalificato, e questo è un polmone, così quando va male quel polmone si amplia, quando l'economia va bene quel polmone si riduce. Beh, questo è un attimino ottimista, e di nuovo è disegnato sugli Stati Uniti. In Europa è qualcosa di molto più complicato, semmai qui Minsky sarebbe più interessante, cioè l'idea dei good deficit, dei buoni deficit di cui parla, dei buoni disavanzi di cui parla Alain, che in Minsky è l'idea della socializzazione dell'investimento in un senso molto forte, cioè determinazione di ciò che si produce nell'economia, addirittura nazionalizzando lui li chiama i towering heads, come lo tradurresti, i towering heads, i centri di comando dell'economia capitalistica, determinando un consumo non più individuale ma comunal. E ho finito. Come dire, poi alla socializzazione dell'investimento, socializzazione del sistema bancario, socializzazione dell'occupazione, l'employer last resort viene da lui. Però noi abbiamo in Italia la tradizione che viene dalla CGIL, dai socialisti liberali, che non sono i social liberisti, mi riferisco a Paolo Silo Slabini e Ernesto Rossi, il piano del lavoro. Questi non erano comunisti, lo Stato che occupa direttamente sulla base dei bisogni della società. Chiudo. Okay.